Ciao bambini! Finalmente è iniziato il corso di lingua dei segni! Sono troppo contenta perché finalmente potrò imparare tantissimi segni che potrò utilizzare con tutti i bimbi del mondo! Vero, Deborah? La voce esprimiamo, negli occhi ci guardiamo, con le mani a segnare iniziamo! Bambini, ciao! LIS. Lis. Cos'è? Sono le mani che segnano. È la lingua dei segni italiana. I segni esistono solo in Italia? No, nel mondo ci sono tanti sordi che usano i segni. Negli USA c'è una lingua dei segni. In Francia c'è un'altra ancora. In Africa un'altra ancora. Nel mondo, esattamente come per le lingue vocali, ogni comunità sorda ha la propria lingua dei segni. Ma veramente? E puoi per favore spiegarci perché? È semplice! La LIS, come la lingua vocale, da cosa nasce? Nasce dalla cultura delle persone che usano quella lingua. Cioè, avviene anche per le lingue dei segni. I bambini nel mondo sono tutti uguali? No, sono tutti diversi. Ti faccio una domanda. Cosa usi per mangiare? La forchetta o le bacchette? Ok, penso di aver capito. Però aspetta, fammi provare un attimo. Mi servirebbe solo una ciotola, delle bacchette. Eccole! Guarda, sono capace. Niente, bambini. Ho bisogno di una forchetta, mi sa. Visto? È complicato. Noi italiani usiamo le bacchette per mangiare? No, le bacchette si usano in Giappone, in Cina, in generale in Asia. Per loro è facile usare le bacchette, sono dei professionisti. Tu ancora devi imparare. Sì, certo, chiaro. Ho capito, sì. Quindi esistono tantissime lingue dei segni. Quante sono le lingue vocali nel mondo? Wow! Però aspetta, questo vuol dire che io posso usare i gesti che uso tutti i giorni a casa insieme a mamma e papà? Ho capito bene? No, aspetta, aspetta. Il gesto è usato dagli udenti. Si tratta di movimenti del corpo a supporto della parola. Facciamo un esempio. Ma va. Adesso basta. Questa è la lingua dei segni? No. Ah, quindi aspetta, quando tu mi dici gesti, mi dici qualcosa tipo ma va, oppure... Ok, e invece i segni sono un'altra cosa. Adesso è più chiaro. Ok. Brava, hai capito? Il segno è come le parole. Ogni parola ha un significato. Come ogni segno ha un significato. Bello! Dai, me ne mostri qualcun altro? Sì, ora ti parlo dell'alfabeto manuale. Di cosa si tratta? Aspetta, dattilologia. La aspetta. Dattilologia. Cos'è?
cos'è la dattilologia? Devo sempre fare lo spelling? Ma no, la usiamo quando incontriamo delle persone nuove e ci presentiamo. Piacere, mi chiamo... E usiamo la dattilologia, ad esempio, piacere, mi chiamo D-E-B-O-R-A-H. Questa è la dattilologia. Bello! Wow, aspetta, wow. Aspetta, voglio provare anche io. Adesso provo a segnare il mio nome, ok? Guardami, E-R-I-K-A. Cosa ne dici? Brava, hai capito! Per sapere usare la dattilologia bisogna conoscere l'alfabeto manuale. Io ripeto sempre D-E-B-O-R-A-H? No! Esiste il segno nome! Wow! Ecco qual è il mio! Vuoi imparare l'alfabeto? Sì, sì, dai! Facciamo l'alfabeto insieme, proviamo! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Brava! Adesso esercitati. Così poi ci esercitiamo di nuovo insieme. Ora scarica il PDF ed esercitati. Ci vediamo alla prossima lezione. Ti aspetto! Bene bambini, siamo arrivati alla fine della prima lezione. Abbiamo già imparato tante cose. Abbiamo imparato la differenza tra gesto e segno e abbiamo imparato la dattilologia, che parolina difficile. Ma quali sono i segni che possiamo ripetere insieme? Vediamo un pochino. Dattilologia. 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 Cos'altro abbiamo imparato? Gesto. 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 Segno. 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 Lingua. 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 Ci vediamo alla prossima lezione, bimbi. Ciao! La voce spumiamo, negli occhi ci guardiamo, con le mani a segnare.